Con la scrittura sumera nacque anche la posta. Le buste erano naturalmente d'argilla e contenevano le missive, tavolette sempre d'argilla per comunicare con altre città distanti o addirittura con Dio, come nel caso della lettera a Dio, scritta tra il 1800 e il 1600 a.C. e indirizzata al proprio Dio. Perché i sumeri erano politeisti e i dei ne adoravano tanti, ma probabilmente ne avevano uno preferito. Anche gli egizi utilizzavano gli scambi epistolari per comunicare e il servizio postale viaggiava sulle barche che attraversavano il Nilo. I papiri che ce ne offrono testimonianza non parlano solo di ordini e di disposizioni faraoniche, ma anche di corrispondenza tra i personaggi più acculturati del regno. C'è da dire però che la scrittura letteraria, ossia concepita come forma d'arte per esprimere un racconto o un concetto filosofico, è nata almeno 1000 anni dopo la scrittura. Non era priorità degli antichi scrivere poemi, ma assicurare un sistema amministrativo e contabile pratico. La scrittura geroglifica egizia è un vero esempio di arte figurativa ed è composta da disegni splendidamente realizzati, pittogrammi affiancati da simboli per esprimere idee e fonogrammi che rappresentano suoni. La scrittura cinese, nata probabilmente in modo autoctono nel secondo millennio a.C., impiegò molto tempo per codificarsi e trovare una propria forma definitiva. Questo avvenne nel 200 a.C. circa, ma questo lavoro fu sicuramente fatto molto bene, perché la scrittura di allora è pressoché la stessa di oggi. Il cinese comunemente utilizzato oggi si legge da sinistra a destra, quello degli eruditi si legge dall'alto al basso e da destra a sinistra. Sono numerose le lingue che si leggono da destra a sinistra, tra queste tutte le lingue orientali e l'arabo e l'ebraico che derivano dalla lingua fenicia e di cui hanno mantenuto la particolarità di rappresentare solo le consonanti. Le vocali si devono indovinare. Per molti secoli i libri sono stati scritti e ricopiati a mano. Ma anche la scrittura manuale è stata soppiantata dalla tecnologia. Questo è avvenuto nel 1234 in Asia e oltre 200 anni dopo in Europa, attraverso l'introduzione della stampa a caratteri mobili. Quando nel Medioevo gli scrivani si ritrovarono disoccupati, si riciclarono come esperti di scrittura, autori di libri sull'argomento e segretari personali di personaggi influenti. Il massimo ruolo a cui potevano ambire era quello di diventare segretari papali. Divennero più importanti e autorevoli di quanto non lo fossero in precedenza ed ebbero accesso a carriere prima inaspettate che li portarono a viaggiare molto per il mondo. La penna a sfera, che mandò in pensione definitivamente Calamai e Pennini, è stata inventata nel 1938 dall'ungherese László József Biró. E messa in vendita per la prima volta in un grande magazzino di New York nel 1945, al prezzo di 12 dollari e 50 centesimi. L'italianizzazione del nome Biro si deve invece a Italo Calvino. Attualmente quasi 1 miliardo di persone, tra adulti e ragazzi, è analfabeta, non sa né leggere né scrivere. La maggior parte sono donne. Il continente con il più alto tasso di analfabetismo è l'Africa.